noi togliamo Dio dalla nostra vita, lo releghiamo in un cantuccio, quello che va al primo posto siamo noi, ciascuno di noi e ciascuno di noi che pensa sempre e solo a se stesso, al proprio benessere, al proprio star bene, alla propria ricchezza, al proprio potere, al proprio prestigio. Non interessa se per arrivare a questo poi dobbiamo calpestare gli altri che se la vedano, che pensino per se stessi. Togliamo la base della nostra dignità, della nostra libertà, di quello che noi realmente siamo davanti a Dio. Allora con Maria, donna dell'attenzione, che ci insegna questa attenzione a Dio, alla presenza di Dio, a metterci a disposizione di Dio e ad accettare questa realtà straordinaria e bella che siamo noi, figli di Dio, fatti a immagine sua. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio nella nostra vita, far sì che Egli sia grande nella nostra vita, perché allora anche noi diventiamo grandi, diventiamo divini, diventiamo persone realmente libere, della libertà dei figli di Dio. Ed è il primo passo che facciamo questa sera. Mettiamo un altro sassolino nelle nostre tasche o nelle nostre borsette, un altro sassolino, passo per seguire e percorrere la stessa via di Maria, come lei, essere attenti alla presenza di Dio nella nostra vita. Applicando questo alla nostra vita, allora diciamo che Dio deve essere presente e dobbiamo farlo presente nella vita pubblica. Oggi mi sembra che l'intenzione della preghiera di questa sera della novena è per l'amministrazione pubblica, per le istituzioni pubbliche. C'è stata una battaglia per togliere il crocifisso dagli edifici pubblici, non ci sono riusciti, prima o dopo forse ci riusciranno, ma Dio deve essere presente, dobbiamo farlo presente nella vita pubblica, perché solo così abbiamo un orientamento comune, una strada comune da percorrere, altrimenti i contrasti, le opposizioni e le lotte diventano inconciliabili, perché non c'è un elemento comune attorno al quale ritrovarci. E dobbiamo farlo presente, dobbiamo creare spazio perché sia presente nella nostra vita privata, soprattutto nella preghiera, in qualche momento di preghiera della nostra giornata, nella domenica certamente. E guardate che possiamo, che non è una cosa complicata e non è una cosa difficile. Dio non ci ha reso la vita difficile se vogliamo essere suoi figli. Non può avercela resa difficile. E allora nella preghiera ci sono, per esempio, guardate, alcune invocazioni nel Vangelo, e concludo, che sono brevissime, che sono semplicissime, ma di una profondità che può muovere il cuore di Dio. Perché? Perché vengono da Lui. Pensiamo per esempio alla preghiera, all'invocazione del buon ladrone sulla croce. Gesù, ricordati di me nel tuo regno. La possiamo fare in qualsiasi momento della giornata, non ci porta via tempo, è questione di pochi secondi, l'importante è esserci con il cuore. Gesù, ricordati di me in questa fatica che sto sopportando, ricordati di me in questo dubbio che mi sta assalendo. Gesù, ricordati di me in questa malattia che sto affrontando. Gesù, ricordati di me in questo cruccio che ho. Un'altra, del cieco,
Gesù fa che io veda. Gesù fa che io veda, che io riconosca il bene e il male, ciò che è bene e ciò che è male. Fa che io veda ciò che è importante e essenziale nella mia vita e ciò che invece è secondario. Fa che io veda, che io ti veda nel mio fratello, nella mia sorella, in quel mio parente, in quel mio vicino. Fa che io, aiutami a vederti presente, anche se quella persona mi sta calpestando, mi sta offendendo, mi sta facendo soffrire. Gesù fa che io veda. Gesù, aiutami. Sono perduto. E ne possiamo trovare anche di altre. Non ci portano via molto tempo, sono pochi secondi. Tutti noi abbiamo il cellulare in tasca e quante telefonate facciamo durante la giornata. È un modo per metterci in relazione, per sentirci, tante volte per offenderci, per imbrogliare gli altri, qualche volta anche per dirci che ci vogliamo bene. Allora impariamo a fare anche qualche telefonata al Signore, che è lì che aspetta. E usando queste semplici e brevi invocazioni del Vangelo, ci basta poco tempo, ma è un modo che ci mette, che ci mantiene in contatto con il Signore, che ci aiuta a far spazio alla Sua presenza in noi, ad essere attenti come Maria alla Sua presenza. È un passo in avanti che facciamo questa sera e che vogliamo fare nella giornata di domani per percorrere la stessa strada di Maria e che Maria ci guidi veramente sulla sua strada. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa che è diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
concludiamo la celebrazione. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, oh Padre, si trasformi a immagine del Cristo che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sono ancora disponibili dei giornalini per chi non avesse avuto modo di riprenderli ieri sera, quindi li potete trovare dai due accoliti. E sono anche disponibili i fogli della settimana che completano quello che già era stato dato come programma nel giornalino, quindi vi invito a tenere un po' d'occhio il foglietto per poter seguire meglio i diversi momenti e anche le iniziative legate alla vita parrocchiale della settimana che viene. Vi invito poi a fare il possibile che i foglietti dei canti e dei vespri, chi crede bene di portarseli via, di riportarli poi alla sera, altrimenti non ci bastano mai. Chi poi li può lasciare qui perché non li utilizza a casa, li lasci tranquillamente qui, chi li ritrova poi il giorno dopo. Il Signore sia con voi. Ci accompagni sempre la benedizione di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Buona serata. Canto numero 12.